Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, accendo la luce così da avere l'illuminazione migliore possibile. Ok, allora siamo in laboratorio. Oggi voglio provare una cosa. Ho trovato questo motore passo passo, è un NEMA, quattro conduttori, eccolo qui. E allora voglio provare a fare una bella cosa. Costruire un generatore di elettricità con questo semplice motorino. Allora, non è un normale a dinamo, motore in DC, ma è un motore passo passo. Può un motore passo passo generarmi energia elettrica e, per esempio, ricaricarmi lo smartphone? Punto interrogativo. Vediamolo insieme. E allora, per questo scopo mi sono stampato una manovella, che è questa, che dovrò adattare alla meno peggio qui, vediamo come viene. Se no, il piano B che è più grezzo, però sicuramente funziona. C'è anche questo che è, ecco qui, va ad incastro e gira. Serve per appunto non fare l'attrito e permetterti di ruotare. Eccolo qui, la mano. E mi serviranno anche uno e due ragnetti. Eccoli qui, non sono altro che dei ponti diodi da 1 A. Cos'è un ponte diodi? Pillola di elettronica. Un ponte diodi non è altro che un componente elettronico formato da materiale semiconduttore. Dentro questo contenitore nero che vedi si nascondono 4 diodi, suddivisi in due gruppi, e sono due gruppi in un modo posizionati, e due diodi in un modo e due diodi nel senso contrario. Perché questo? Perché la corrente alternata, per essere raddrizzata, va appunto raddrizzata, e come? Con un ponte diodi. Questo ti raddrizza, infatti ha due poli di ingresso corrente alternata e due poli di uscita corrente continua. Qui più positivo e qui negativo, perciò io qua metto per esempio 5 volt in corrente alternata, qui esce 5 volt circa in corrente continua. Esistono ponti diodi di tutte le potenze, di tutte le dimensioni, disperati uso, ce ne sono anche da così, ragazzi, grossi. Io ne avevo un altro, l'ho utilizzato in un progetto un po' più grosso, che era un rettangolo enorme che non aveva questi fili, ma aveva proprio delle placche in metallo, appunto perché? Perché quello aveva più corrente in uscita. Perciò, se doveva andare a costruire un alimentatore, per esempio, da laboratorio, questi non vanno bene perché hanno poca corrente, massimo 1 A. Puoi farlo anche tu, il ponte diodi, come con 4 diodi standard, posizionati due in un verso, due nell'altro verso, e sapendo collegare gli ingressi e le uscite, potrai andare tu stesso a creare il ponte diodi. Poi, come altro, in questo momento non mi serve altro. E allora iniziamo, prendiamo la cavetteria. Allora, il motore è questo. Abbiamo detto che è un passo passo con 4 cavi elettrici. Prendiamo nero, no, verde e blu, che è il bobina numero 1, perfetto, e rosso e nero, che è bobina numero 2. Li dividiamo così da averli già ben ordinati e non a fare confusione dopo. Ok, questi destri, questi sinistri. E allora, 1 e 2.
Ok, allora, come abbiamo detto, questi ponti diodi ci daranno una corrente massima di circa 1 A, perciò non possiamo alimentare chissà che cosa. Se ammettiamo un carico più grosso, è normale che abbiamo poi problemi di sovraccarico e possiamo o bruciare i diodi, il ponte diodi, o non alimentare in maniera corretta per come si vuole, per come si deve il carico. E allora andiamo a cablare il ponte diodi. Questo è l'ingresso alternata, ingresso alternata. Ok, diodo 1, ponte diodo 1, mettiamo l'altro e abbiamo nero. Ok. E rosso, oggi è un'altra giornata, ragazzi. Dentro, io all'infuori di casa, laboratorio, non esco più, solo per comprare cibo, farmacia e cose di prima necessità. Anche perché in Sicilia da qualche ora gira anche l'esercito. Si è visto a Palermo e non voglio avere problemi, perché arriverà anche a Messina, attenzione, ne sono più che certo. E voi che fate, come vi passate il tempo? Io faccio questo, ve lo carico su YouTube e spero vi piaccia, insieme a tanti altri video che ho già fatto e che sicuramente avrai già visto. Se comunque i video vi piacciono, mi raccomando, metti un mi piace, fammelo sapere, perché per me quello è il mio carburante. In questo momento siete il mio carburante, perché se lo faccio per voi, lo faccio anche per me, per passarmi il tempo, però molto di più lo faccio per voi. Aggiungiamo un altro. Io in questi giorni, ragazzi, ho fatto una ventina di video, una buona parte già finiti, editati. Un'altra parte ancora da fare l'editing. Sono un 50 e 50, 50% di Cibot, diciamo i video passo passo sulla costruzione di Cibot, e poi il resto sono progetti, idee, video così, ecco. Ok, montata, speriamo che tenga. E allora, ora io devo andare a prendere. Passiamo dall'altro lato dove ho la stazione saldante. Ok, 1 e 2. Qui abbiamo la corrente alternata. Perfetto, andiamo. Ora lo tengo e posso girare più veloce. 1 V, 1 V e 5, 1 V e 6, 1 V e 8. 2 V, 2 V e 4, 2 V e 5. Secondo me è un problema arrivare a 5 V, figuriamoci a 6, perché ci vogliono più numero di giri. Comunque già vediamo che funziona. 2, 9, 3. 3, 4, niente, più di 3, 5, ragazzi, non riesco. Allora, ragazzi, io ho fatto il cablaggio di questi due moduli LED, sono LED SMD 12 volt. Mi avvicino con la telecamera così te la faccio vedere. E allora, connessa con un ponte diodi per una, l'altro ponte diodi l'altra. Abbasso un poco l'illuminazione, così da farteli vedere meglio. Va bene, perfetto. Perciò 1, 1, 2, 2. Ora tutti connessi ovviamente con le due bobine del motore passo passo, perché tutti i motori passo passo hanno due bobine, questo modello. Poi ce ne sono altri differenti che ne hanno di più. Allora, faccio girare tramite il mio avvitatore. Non c'è trucco e non c'è inganno, questo è il cavo che gira e passa arrivando fino a qui. 6 volt, vi faccio anche vedere il voltmetro.
Vediamo se riesco a metterlo. Ok, 6 volte 7. Ok. Ok, potenza massima dell'avvitatore. Questo avvitatore, ragazzi, funziona con una batteria al litio fatta da me. Sono 6 3 6 9 celle, 3x3, 3 serie e 3 paralleli. Come vedi, è possibile creare un generatore grazie a un motore passo passo. Eccolo qui, motore passo passo utilizzato come generatore. Invece di andare a mettere un avvitatore, io andavo a mettere una ventola. Potevo farlo girare col vento, potevo farlo girare con un flusso di acqua, eccetera eccetera. Eccolo qui. Ovviamente, ragazzi, la potenza non è chissà che cosa, perché abbiamo due ponti diodi che massimo possono dare un ampere. Un ampere uno, un ampere l'altro. Idem anche la cavetteria è piccola, come anche il motore stesso non può dare chissà quanta potenza, però nel concreto funziona alla perfezione. Va bene, ragazzi, per questo video è tutto. Ti ho mostrato che è possibile realizzare un generatore di elettricità con un semplice, comunissimo motore passo passo. Due ponti diodi e basta. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, un like. Mi raccomando, un commento. Fammi sapere cosa ne pensi. Questo video è tutto. Ciao e al prossimo.